Nissan Tosoni Auto, da qui che parte sempre il nostro appuntamento CarTube. Oggi abbiamo Enzo Broci, ex consigliere regionale della Toscana, giornalista, sindacalista, insomma ha un lungo curriculum, quindi fare un viaggio insieme a lui sarà estremamente interessante. Oggi c'è una piccola variazione perché Enzo, quando ci siamo sentiti telefonicamente, era molto molto incuriosito dalla nostra Nissan Leaf, ha questo desiderio di a breve insomma motorizzarsi dal punto di vista elettrico, quindi l'ho sfidato, gli ho detto guarda, fai una cosa, oggi guidi te, quindi io sarò anche più libero di fare le domande, quindi sarò meno preso, però mi raccomando non ti distrarre, perché questo è fondamentale. Allora restate con noi, sigla, e si parte con CarTube. Ad Arezzo Nissan è Tosoni Auto in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato. Allora vado alla guida. Vai alla guida, vai alla guida. Bene. Allora, era il primo impatto è subito, ecco, esatto, bisogna però pigiare il freno. Sì, sì, ma l'ho già lo pigliato, io ho l'automatica. Ah, per cui... te già sei avvantaggiato rispetto a me. Sì. Io ho fatto un pochino più fatica rispetto a te. E poi, ecco, qua, diciamo, no, è così accesa. Ah, già, esatto, perché non va in moto. Non si sente, è vero. È questo che diciamo, inganna. Stavo aspettando di sentire... il rombo del motore, invece... E cosa faccio? Allora, devi semplicemente con il joystick andare su drive se si va avanti, R se si va indietro. Però il joystick, no, devi così e parcheggiare. No, fai. No, così. Ecco, perfetto. Già siamo... Basta dare gas. Perfetto. Basta dare gas. Ma dove andiamo? Si gira e si esce dal parcheggio. Senti, ma non ti sentono gli altri però. È complicato la macchina, no? Allora. Adesso abbiamo la telecamera per vedere niente. Ok. Perfetto. Hai imparato, io ho fatto, io ribadisco, ho fatto molta più fatica e quindi... Ma è perché è la cosa, perché io ho l'automatica. Te c'hai già la autovettura automatica, quindi... È la stessa cosa. Enzo, ho fatto un po', diciamo, non fatica, ma insomma, sei un personaggio che ha tantissima esperienza intanto nel mondo della comunicazione, perché sei nato con... sei stato anche un DJ, insomma, hai fatto parte delle radio. Le radio. Le prime radio. e allora feci un... Radio Libere. Sì, Radio Libere, feci anche un programma proprio di informazione, uno dei primi che ebbe... andiamo adesso. Che ebbe anche poi... un suo sviluppo esterno in un teatro a Terranuova, teatro che adesso non c'è più. E facemmo una sorta di Maurizio Costanzo ante litteram, perché prima che show, lui iniziasse un talk show dove avevamo, che so, un ospite politico, un ospite dello spettacolo, correva l'anno
correva l'anno 1982, sì. 40 anni fa. 40 anni fa, e c'era anche, fai conto, una sera che era strapieno. Poi devo dire che la radio che allora faceva questa cosa, che è una radio che esiste tuttora, dimmi dove devo andare. Sì, facciamo la rotatoria, poi andiamo. Ah. Va, comunque, vai. Vado libero. Libero, 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 dove, vabbè, dove vabbè, più ti aggrada. Fra l'altro, essendo elettrica, possiamo anche accedere al centro storico tranquillamente. Perché, bello, allora, se sì, quello allora andiamo, non c'è bisogno d'autorizzazione. Cioè, senza, dentro proprio il centro, sì, storico. Sì, perché nel momento in cui viene immatricolata nella provincia e nel comune di residenza, viene classificata come autovettura ecologica, sì, sì, perché sì, sì, non inquiniamo, quindi questo è un incentivo in più per adoperare la macchina elettrica. Sai che non si può neanche più dire il futuro, perché questo è presente ormai, quindi l'auto elettrica veramente sta avendo successo. Che poi ci sono auto elettriche, auto ibride, quindi c'è questa è un'auto elettrica, questa completamente elettrica, Nissan Leaf elettrica, quindi e quindi ti dicevo, sì. Per esempio una volta facciamo una serata parecchio interessante, che c'era allora Francesco Muti, per esempio, con noi, ma poi personaggi, e c'erano anche delle incursioni comiche, musicali dentro il teatro, e la radio erano bravi, perché riuscivano a rendere tutto ben ascoltabile, fruibile, insomma, era una bella esperienza. Sì, perché poi si chiama, era radio libera, nel senso che poi libera nel vero senso della parola, no? Perché non c'erano condizionamenti, non c'era bisogno neanche di avere un direttore responsabile. Poi forse il direttore responsabile c'era. Ah, sì, mi pare che ci fosse all'epoca, sì, perché è stato introdotto successivamente, sì. Io mi ricordo forse le radio degli anni 70, no, ma forse mi confondo e non c'era, non sono sicuro, però comunque c'era tanta libertà, ma sì, assolutamente, oggi, era anche divertente farla, perché insomma coinvolgevamo il pubblico, era davvero una bella esperienza, una bella ricchezza avere radio, e ne nacquero nel Valdarno. Devo dire che in Toscana, lo vedo adesso con la mia attività al Corecom. No, perché tu sei il presidente del Corecom, che è il comitato regionale per la comunicazione, esatto, appunto. Esatto. E c'è una ricchezza ancora abbastanza significativa in Toscana tra radio, che sono oltre 70, e televisioni, che ce n'è una trentina di buona qualità, per cui insomma la Toscana è una terra abbastanza ricca di queste cose. Televisioni in effetti ce ne sono tante, ora non sapevo. Ce ne sono tante, alcune sono anche televisioni importanti, insomma anche voi in provincia di Arezzo, insomma, senza ora. C'è delle belle realtà. Anche se il mondo della comunicazione, lo dicevamo prima di partire, è una grandissima difficoltà, veramente. È un po' tutta ora, la nostra Italia a essere in grosso affanno. È una grande situazione, molto difficile, e immagino nel momento in cui accadrà che saranno riaperte la possibilità dei licenziamenti, sarà drammatico. Speriamo di, come diceva qualcuno, di cavarne le gambe, ma la vedo veramente complicata la situazione. Comunque non disperiamo. No, te hai una formazione, diciamo che hai iniziato quasi subito, da giovanissimo, a fare politica, no? Sì, politica l'ho fatta dall'inizio, perché io sono nato sul Prato Magno, proprio in un luogo in mezzo ad una valle, su un fiume, perché i miei genitori, mio padre,
era mugnaio e quindi il mulino era sul fiume, ovviamente. E mia madre, Irene, era di una famiglia di pastori transumanti tra la Maremma in inverno e il Prato Magno in estate. Quindi erano una sorta un po' di zingari loro, perché non avevano una reale radice, perché appunto c'avevano questa transumanza tra la primavera, che partivano... La transumanza era legata al fatto che facevano, erano pastori. Quindi erano pastori, esattamente. Allora, in primavera dalla Maremma venivano verso il Prato Magno e rimanevano per tutta l'estate sui pascoli del Prato Magno. Dopo la fiera di Terranuova, quindi seconda, terza, ora non ricordo bene, settimana di settembre, ripartivano per la Maremma. E non sempre andavano nel medesimo luogo, perché mica sempre c'era la disponibilità dei pascoli, come... Per cui ecco che avevano questa difficoltà anche a trovare dei luoghi precisi, delle radici precise. Comunque conobbe mio padre, mugnaio, e rimase stanziale nel Prato Magno. Solamente che quelli erano gli anni, parlo dei primi anni 50, immediato dopoguerra, dove tantissimi in quegli anni iniziavano a ricercare un'occupazione un po' più sicura di quella dell'agricoltura in montagna, che era assai povera e anche complicata, le gelate, le siccità, il terreno che non era un terreno pianeggiante, facilmente lavorabile, sui montagne tutto terrazzamenti complicati. Ci fu una evasione dal Prato Magno, tutti, per andare a valle a lavorare nelle industrie che piano piano stavano crescendo. San Giovanni Valdarno c'era l'Italsider, a Montevarchi i cappellai, a Cavriglia la miniera e la centrale di Santa Barbara, insomma, via. Quindi tantissimi abbandonarono le campagne per andare a lavorare nell'industria, che ti dava la possibilità di fare 8 ore, di fare festa il sabato e la domenica, alle 17. Un'altra vita. Un'altra vita. Più umana, insomma. Più... Il Prato Magno si impoverì di queste risorse e quindi anche mio padre naturalmente smise, perché non macinava più nessuno, perché non c'erano più. E allora chi coltivava il grano, chi raccoglieva le castagne. Quindi anche lui fece una domanda, fu assunto in ferrovia e andammo ad abitare a Sarzana, in Liguria. Ah, e lì questa cosa un posto molto bello, molto bello. E lì io ci ho fatto tutte le elementari, la medie, fino a un pezzetto delle superiori. Addirittura andavo alle superiori all'Istituto Nautico alla Spezia. E lì ero molto impegnato con gli scout. Gli scout di Sarzana avevano una cultura molto sociale, cioè non erano... ci avevamo un capo scout che aveva una grandissima sensibilità sociale, allora ci portava nelle carceri a Sarzana e alla Spezia, ci portava in situazioni di difficoltà, di degrado, e quindi crebbe in me, ma anche in tanti altri miei amici negli scout, questa attenzione alle diversità, al sociale, e cosa che mi rimase dentro anche quando i miei genitori decisero con la pensione di tornare nel Valdarno, portandomi, per me fu anche un piccolo dramma, perché insomma a 17-18 anni prendi un ragazzo che ha i primi sentimenti più o meno corrisposti, le prime cose, prendi, oggi non lo farebbero, invece allora forse c'era anche un po' meno sensibilità per queste cose. Mi portano a San Giovanni Valdarno e lì la mia reazione fu un po' questa, di essere un po', come dire, di contestare la mia famiglia. Poi era anche un po' normale, perché è così, no? È ciclico, i ragazzi tendono sempre un po' a contestare i genitori, e quindi io avevo anche questo fatto che mi avevano strappato da Sarzana, e era il 68,
hanno storicamente... epico, storicamente molto animato, vivace. E allora io mi sentii, nascevano anche a San Giovanni Valdarno le prime, come dire, i primi embrioni di contestazione studentesca, e io mi ci trovai immerso, e nacque Lotta Continua. E io sei stato un attivista di Lotta Continua? Sono stato un attivista di Lotta Continua, molto impegnato, molto, molto, per tutti gli anni, fino al suo scioglimento, al 76, 75, 76, e ho fatto attività, venivo spessissimo anche qui ad Arezzo, che qualche anno dopo anche qui nacque Lotta Continua, e nulla, poi mi sposai una prima volta e andai ad abitare a Cavriglia. Lotta Continua nel frattempo si era sciolta, a Cavriglia conobbi una realtà politica molto radicata, molto forte, c'era allora un partito comunista a Cavriglia parecchio forte, e quindi era una roccaforte. Sì, era una roccaforte, io avevo sempre questo anelito, questo desiderio di impegnarmi nella politica. Anche di cambiare il mondo, perché diciamo che la spinta era questa qui, cambiare anche, proprio anche di cambiare il mondo, i meccanismi, cioè, che condizionavano il mondo. Che, esattamente, insomma, non erano e poi... allora a Cavriglia ovviamente mi sembrò naturale iniziare a frequentare la sezione del Partito Comunista, la Casa del Popolo, e lì iniziò la mia vera attività politica in una struttura organizzata. Sì. E poi qualche elezione dopo mi proposero di candidarmi in consiglio comunale, mi candidai, ebbi un risultato molto bello, molto forte, di lì a poco divenni sindaco e ho fatto per 14 anni il mestiere più bello del mondo, perché allora quando l'ho fatto io sono nessun altro mestiere mi ha dato la soddisfazione e mi ha accresciuto, arricchito come lo è stato il mestiere di sindaco. Perché un po' scritto la storia del Valdarno dal punto di vista politico. Ho fatto un'attività molto molto intensa, e quindi insomma, sì. Ma si può andare anche nel corso? No. Si può anche andare nel corso. No, ma nel corso non ci andiamo, se no, sembriamo troppo esagerati. Non esageriamo. Tenere un profilo basso, sempre. Ecco, questa è una cosa che ho imparato, perché spessissimo chi fa politica, chi ha avuto qualche seggiola in cui sedere, si sentano un po' dei piccoli, grandi... chissà come, invece guarda Marco Meacci. Ecco Marco Meacci, ecco. Marco Meacci! Qui non posso tirare giù il finestrino perché abbiamo ho la telecamera, se no non posso. E quindi nulla, ecco. Invece bisogna sempre tenere dei profili bassi, cercare di essere tranquilli. Diciamo che te fai parte di una generazione di politici che avevano il senso delle istituzioni, moltissimo, cioè, con un senso civico, un senso di una scuola politica. A te moltissimo. Hai fatto una scuola politica, sì. Cosa che oggi purtroppo non c'è più. Perché oggi si entra in politica e si punta subito ad avere un ruolo, una non lo so. C'è un po' troppo materialismo, insomma, c'è la gente, sono tanti quelli che purtroppo entrano in politica per risolvere problemi. Io spero di no, però insomma, però talvolta accade anche questo. Insomma, ce n'è uno che è il capostipite, che è entrato in politica per risolvere i problemi. No? Vabbè, ha segnato che facciamo? Un nuovo corso, assolutamente. Quella è una data storica, certo, purtroppo 1994. Appunto, ora, non è che fu folgorato politicamente, sì, no, sì. Di qua poi zona penale. Assolutamente. Dicevo, sì, sì. Non è che è stato folgorato sulla via di Damasco. No, perché lui voleva,
aperto un libro di storia delle dottrine politiche, ha detto: ma sai cosa voglio fare? Voglio formare un partito. Non è andata così, no, quindi no, certo. Vabbè, lasciamo perdere. Cioè, lasciamo perdere. È diciamo un po' uno spartiacque. Che poi, Enzo, correggimi se sbaglio, ma a quel punto è cambiata un po' anche il modo di far politica, anche un po' da parte di tutti, perché questo sì, signore col forte vero, accento milanese ha portato il marketing in politica. Ha cambiato tutto, anche i partiti della sinistra ne sono stati fortemente purtroppo. Influenzati da questo modo di partecipare alla... E le istituzioni si sono impoverite, sono molto impoverite. Guarda, ti faccio un esempio, no? Io seguivo ieri l'altro la dichiarazione della Merkel, no? Che si è dimostrata molto preoccupata dall'andamento, non è la sola, di questa pandemia, e quindi ha detto che ci saranno ulteriori restrizioni. Questo è un po' cercare di prendersi le responsabilità, quello che i politici oggi in Italia si sono un po' dimenticati di fare, non tutti, ma insomma una buona parte. Di contro seguivo poche pagine dopo Salvini che sbraita e che ovviamente perché parla con i sondaggi davanti ed è contro il coprifuoco, ma se c'è il coprifuoco... Poi sai, Salvini ha anche ora bisogno di recuperare un elettorato di destra che rischia se no di farselo erodere dalla Meloni, perché lui stando lì al governo rischia di offrire alla Meloni tutto il mondo che contesta, e allora ecco che lui fa un po'... Sì, però se si continua a ragionare così, purtroppo non si fa l'interesse dell'Italia. Una volta i politici si prendevano la responsabilità di dare una svolta, anche se la svolta era impopolare. Assolutamente. Oggi invece, fammi vedere i sondaggi, stiamo perdendo nei confronti della Meloni. Apriamo tutto, via. Insomma, però ormai è tutto se senti i virologi dicono: ragazzi, occhio perché arriverà la terza ondata, purtroppo speriamo di sbagliarsi. Se riesce a vaccinare tante persone, io te credo. Non ti sei vaccinato ancora. Io mi vaccinerò domani, insomma uno di questi giorni, quando è il mio turno. Io sto aspettando ancora il mio turno. Anch'io il mio diligentemente. Turno, ma anch'io diligentemente. Hanno aperto purtroppo, hanno aperto ai 65 anni e purtroppo io faccio parte di quella fascia d'età e quindi ho fatto la mia iscrizione e andrò a Camuccia. Senti, ma abbiamo accennato a questo discorso relativo alle radio... libere, private, che insomma rappresentavano anche un'espressione di libertà, anche assolutamente, tutti... liberava la mente, cantava Eugenio Finardi. Dico, la radio libera, grandissimo. Se la radio libera, libera veramente. L'hai conosciuto te? No, l'ho visto in concerto più volte. Io ho avuto veramente l'onore di intervistarlo perché io avevo tre grandissimi amori, no? Che uno è stato Edoardo Bennato, l'altro Eugenio Finardi e poi va bene Gioventù Battisti, perché Battisti era stato Battisti è stato il fratello grande di tutti quanti, insomma, quello che però insomma a un certo punto comincia a ascoltare un certo tipo di musica e tra Bennato e Finardi, insomma, Bennato non sono mai riuscito a intervistarlo, però Finardi sì, ma è un grandissimo, grandissimo personaggio. E infatti lui con quella canzone è bellissimo, è radio, sì, una radio libera, è libera veramente. Ti libera la mente. Però appunto c'è questo contrasto con quello che succede oggi, che poi non è una novità, per carità, però quello che ha detto Fedez, questa sbombolata che ha fatto nei confronti della RAI, insomma, ha detto una sacrosanta verità, si è, diciamo, ha tirato un sasso nello stagno,
Però sorprende che magari sia Fedez a fare questo discorso e non magari qualcuno, qualcuno che dovrebbe, insomma, alla fin fine prendere il cosiddetto toro per le corna, no? Perché il problema della Rai è molto meno quello che dici, e me lo sono anche posta questa cosa parecchio, perché allora io credo che Fedez abbia sollevato un tema molto giusto, e aiuti il fatto che lo abbia detto lui anche ad essere ascoltato molto di più che se lo dicesse qualsiasi altro personaggio, magari della politica, che un giovane vede il parruccone come me della politica, cambia canale o guarda un'altra cosa. Il fatto che l'abbia detto lui naturalmente ha una grande valenza, anche perché ha sollevato un tema, quello del rispetto degli altri, qualsiasi essi siano i loro sentimenti o le tendenze sessuali e i loro amori, che è una battaglia importantissima, sacrosanta, e spessissimo i giovani sono un po' portati a, soprattutto quando sei un ragazzo, ad avere anche atteggiamenti un po' canzonatori verso un diverso. Il fatto che uno come Fedez abbia sollevato questi problemi è una cosa importantissima. Mi pongo una piccola, ma no, non è una critica, non è una critica, è una riflessione che faccio, sì, sul fatto che se quello era il luogo adatto, non perché voglio difendere la Rai, che è un polo, ma lui è stato chiamato lì per cantare. Lui è un cantante, è vero che è anche un personaggio e può dire quello che vuole, però quella era una festa di tutti i lavoratori, di tutte le idee, di tutte la CGIL, CISL, UIL, quindi c'erano i laici, i cattolici, i socialisti, e in più appunto il suo non era una iniziativa della, che ne so, un gay pride, cioè un gay pride. Va benissimo che, anzi, ben venga che Fedez vada lì e dica tutto quello. Io ho partecipato a tutti i Gay Pride in Toscana, questo per dirti quanto io personalmente condivida quel tipo di battaglie, va bene? Perché idem, per me uno si può innamorare di chi vuole, ma ci mancherebbe. L'importante è il sentimento. Esatto, il sentimento, il rispetto, ami, il rispetto degli altri. Poi ami un uomo, una donna. Quello è sacrosanto, cioè, quindi non lui ha fatto benissimo. Forse in quella sede ha messo un po' in difficoltà tutto l'imbarazzo. Poi, solo per dire un'altra piccola critica, ma so certo che qualcuno che mi ascolterà mi critica, però io, cioè, sto fatto che lui avesse un cappellino in testa con una marca così pronunciata antivelocità mi ha dato un po' di fastidio. Avrei preferito che fosse vestito con tutte cose anonime. Lui aveva un cappellino, allora mi viene un po' da pensare che questa cosa non l'avevo, ci avevo pensato a questa cosa, in effetti è una bella osservazione, ma no? Ripeto, sì, però ben venga, io l'ho anche scritto, ho fatto anche una cosa per La Nazione. Quindi io sono felicissimo che lui abbia fatto questo, ben vengano, però siamo a chiacchierare, si fa delle osservazioni, sollevo anche queste piccole osservazioni. Allora ci fermiamo un secondo, restate con noi, CarTube ritorna con Enzo Broci. Ad Arezzo, Nissan è Tosoni Auto, in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato. Seconda parte di CarTube, grazie per essere rimasti con noi, siamo con Enzo Broci
a bordo che alla guida ha di questa fantastica espressamente di guidare questa macchina. Insomma, alla fine ti toccherà comprarla, ho belle viste. Io credo che l'elettrico sia davvero la nuova frontiera. Penso proprio di sì. Bisognerà che sempre di più siano possibili, siano accessibili per prezzo, per servizi, ma se il nostro paese avesse molto più elettrico, sarebbe una... Perché c'è comunque un problema di approvvigionamento di energia elettrica in Italia, no? Perché noi compriamo l'energia elettrica dalla Francia, se non vado sbagliato. Sì, che ha riempito la Francia di nucleare negli anni 60. Invece l'Italia fece proprio una battaglia contro il nucleare, ora la compriamo. Che spaventa, il nucleare spaventa. Sì, però noi ora lo compriamo e ce l'abbiamo ai confini dell'Italia, esatto. Perché le centrali, molte delle centrali nucleari francesi sono ai confini dell'Italia. Esatto. Questi sono i paradossi della nostra, però è anche vero che rispetto a quando c'è stata la battaglia, in particolar modo delle forze di centrosinistra nei confronti del nucleare, all'epoca le centrali nucleari non sono quelle che sono oggi, insomma, una volta. E poi ci fu questa ondata emotiva inevitabile quando ci fu l'esplosione a Chernobyl, che insomma fu una cosa terribile, sconvolgente. Correva l'anno 1985, se non ricordo. Eh sì, è una cosa incredibile. Senti Enzo, io volevo anche toccare questo tasto per te doloroso, perché hai perso la tua moglie, una compagna, la compagna di una vita, un grandissimo amore, e a gennaio, quindi è stato un momento molto molto duro per te. Questo è purtroppo è la vita che ti mette davanti a queste... È stato un momento duro e lo è tuttora molto duro, perché il vuoto di una presenza così importante come quello di Silvana è un vuoto che non si potrà mai riempire. Ci saranno naturalmente, e mi auguro che ci siano, nuove amicizie, nuovi viaggi, nuove occasioni per stare insieme con le altre persone, ma una presenza come quella di Silvana è una presenza assolutamente importante. È la madre di Francesco, è la compagna di mille cose che abbiamo fatto insieme, di progetti, di obiettivi che ci siamo dati. Molti li avevamo raggiunti, altri li avevamo ancora in testa e sono rimasti solo nella mia testa. Guarda, Enzo, io rimasi colpito da quello che scriveste nel comunicare a tutti che la tua compagna, il tuo grande amore, se n'era andato. Quindi me lo ricordo, perché poi ti mandai subito un messaggio. Insomma, da lì si capì, insomma, anche se magari uno era distante, che avevi perso veramente tantissimo. Una cosa difficile. Questa è la vita. E sono quelle circostanze che appunto ti lasciano un grande dolore. E ora siamo rimasti io e Francesco e proviamo, insomma, le cose, cercando di onorare la sua memoria e di rispettarla. Poi c'è quella bellissima frase che racchiude un po' l'essenza, no? del vuoto che lasciano queste persone. Però le persone, a Mazzantini scrisse, non so dove vanno le persone quando muoiono, so però dove restano, restano nel cuore. È vero. Senti, io vorrei tornare a questo argomento che mi sta molto 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 a cuore, e che è
il disegno di legge Zan, che è stato approvato alla Camera e adesso purtroppo, devo dire e ribadisco purtroppo, è tristemente arenato in Senato. E ha avuto anche, aggiungo ancora una volta, non so, sarò ripetitivo, purtroppo una coda polemica anche all'interno della sinistra, si è un po' spaccata, ecco, quindi si aprono mille riflessioni, no? Cioè il fatto che una parte di sinistra poi voglia rimettere mano su un testo che secondo me è perfetto, non c'è niente di perfetto al mondo, però insomma sicuramente racchiudeva un passo in avanti, lo considero, penso. Ma io sono un convinto assertore che sia importante approvare questa legge, perché apre davvero una nuova frontiera sul tema della sessualità e del rispetto della persona e della libertà. Certo, la legge può essere perfettibile, ma le leggi sono tutte così. Tutte le leggi hanno bisogno poi di essere, come dire, calibrate sul campo e corrette. Io ti porto un esempio al quale sono molto legato, perché forse nella mia vita politica istituzionale una delle pagine per me più rilevanti. Quando fui eletto in consiglio regionale, io ho scritto per primo in Italia la legge sull'uso terapeutico della cannabis. Questo è un altro argomento che volevo toccare, perché c'è stata questa sentenza storica. Esatto, di Walter, sì. A cui io sono vicino e a cui voglio anche molto bene, perché è una persona che mi ha anche aiutato in questi dibattiti. Io ricordo quando iniziammo, oramai una decina d'anni fa, nel 2010, ad affrontare questo tema sull'uso terapeutico della cannabis, che non è la legalizzazione della cannabis, tema per il quale io sono anche su quello d'accordo, ma è un altro tema e se vogliamo dopo lo riprendiamo, ma sull'uso terapeutico è una cosa fondamentale. Noi scrivemmo la prima legge dicendo che per alcune terapie la cannabis aveva un valore fortemente, fortemente curativo e quindi doveva essere da parte dei medici somministrata assai di più che tanta chimica che spessissimo noi ingeriamo. La legge che noi facemmo fu una legge che non era perfetta, tant'è che alcuni ce la criticarono per alcune cose, altri ce ne suggerirono altre. Ecco, piano piano poi la legge è stata ridiscussa, riampliata, modificata e oggi in Toscana, ma anche in tante altre regioni d'Italia, e oramai prestissimo sarà omologata ovunque, c'è questa legge sull'uso terapeutico della cannabis. Ed è una cosa importante, perché il nostro paese è un paese, Massimo, che utilizza tantissima chimica. Noi siamo il paese che usa in Europa più barbiturici di tutti. Noi ingeriamo chimica per dimagrire, noi ingeriamo chimica per andare più forti, per essere più tonici. Ingeriamo chimica per dormire perché non ci addormentiamo, ingeriamo chimica per stare più svegli, ingeriamo chimica per fare l'amore meglio. E poi abbiamo messo fuori legge una pianta. Questa è una cosa che non ha dell'umano. Così come anche proprio il tema della legalizzazione. Io sono un grande assertore della legalizzazione. Stai ben attento che non è la liberalizzazione, perché liberalizzata lo è anche troppo, perché ora anche qui nella città d'Arezzo vai in qualche periferia, vai vicino ad una scuola, vai in qualche piazza, in qualche giardino, trovi tutto di pessima qualità e mandi i nostri ragazzi spessissimo a contatto
con la criminalità. La criminalità. Sì. Allora, questa è la liberalizzazione che fa schifo. È vero. Quindi occorre legalizzarla la cosa, occorre fare in modo che ci sia un sistema normale, come c'è per l'acquisto dell'alcol, che è vietato ai minorenni. Ma insomma, ma perché se adesso noi avessimo qui una cassa di cognac o di whisky o di comprata normalmente all'Ipercop o alla S Lunga, diciamole tutte per non fare la pubblicità a una piuttosto che un'altra, Eurospin e via, a tu, dovunque vuoi, la compri, c'è il tuo scontrino, ti ferma la polizia, non ti dice nulla. Nulla. Cassa, una cassa. Altro che canna. Esatto, ci trovano noi due qui e ci abbiamo un pochino di erba, si apre un problema. Grosso anche. Allora, ripeto, io non fumo, per fortuna sono 30 anni che non metto più in bocca una sigaretta, però dovremo pur ragionare su queste cose con un minimo di maturità. Direi. E quindi ecco i temi. Ecco, queste sono quelle battaglie che vanno portate avanti con grande determinazione. Sì, e sono a volte anche battaglie difficili, perché mentre è molto facile per la politica parlare, ed è giusto che sia così, dei grandi temi, no? Cioè, allora, il lavoro, sì, l'economia, la sanità, la scuola, questi sono i grandi temi per i quali è giusto impegnarsi, ma spessissimo ci sono tutta un'altra serie di piccoli temi che invece non vengono affrontati e che provocano delle situazioni di difficoltà. Faccio un altro paio di esempi, se posso. Vai, prego. I detenuti, i carcerati. La nostra Costituzione, articolo 27, dice pena e riabilitazione. Quindi esatto, vuol dire che se io delinquo, se tu delinqui, devi avere la tua pena. Ma devi anche, mentre subisci la pena, avere anche opportunità di riabilitazione. Perché se io prendo un ragazzo che, proprio perché magari è entrato in un qualche giro balordo e si è trovato, come dicevamo, magari con della... insomma, che si è trovato a essere arrestato per qualsiasi cosa e c'ha i suoi 3 anni o 4 anni di pena, se quello rimane, come spesso oramai nelle nostre carceri avviene, in 14 metri quadrati, con altri 3 detenuti, spesso magari può essere uno rumeno, un albanese, uno veneto e uno di Arezzo. Uno è un... ora pedofili no, li mettono da un'altra parte, ma insomma uno è uno scassinatore, un altro è uno spacciatore, un altro è un... dimmi un reato, ora non me... comunque, e li tieni lì tutto il giorno, per 24 ore al giorno, solo quelle 2 o 3 ore che hanno di aria, e poi stanno sempre lì chiusi loro, ma alla fine dei 2 o 3 anni quel ragazzo è entrato lì dentro, è diventato, ha imparato a scassinare, ha imparato tutto, a spacciare, allora noi dobbiamo farli lavorare. E esatto, in questi giorni abbiamo fatto, ecco, io mi occupo di queste cose, proprio in questi giorni abbiamo fatto un'esperienza molto bella con il carcere di Castelfranco Emilia in Emilia Romagna e un imprenditore del Valdarno che lavorava nel settore delle comunicazioni. In quel carcere c'era una direttrice che conoscevo, che conosco bene, che è molto sensibile e molto brava, la dottoressa Martone, e abbiamo realizzato, è già partito, progetto già partito, abbiamo realizzato un call center dentro il carcere, con 24 postazioni, lavoreranno 24 ore al giorno, quindi immaginati te quanti posti di lavoro saranno per quei dipendenti, per quei detenuti, che potranno che faranno un lavoro, quindi avranno un'indennità, avranno 2 soldi, escono da quella cella dove ti dicevo ci passano. E magari quando escono imparano qualche cosa.
Nel carcere di Massa in Toscana è stato realizzato una grande struttura di tessitura e vengono fatti lì le lenzuola per tutti i carceri d'Italia. Quelli che usciranno da lì dopo potranno andare a lavorare in una tessitura, avranno imparato un mestiere. Ecco, queste sono cose di cui apparentemente sembrano cose, appunto, prima dicevamo, la scuola, la sanità, le infrastrutture. Però anche queste cose sono importanti, perché se il detenuto non lo rieduchi, se il detenuto quando esce è più incarognito di quando è entrato, sarà un problema anche per te e per gli altri. Per tutti. Oh. Per tutti. E questi sono temi su cui, un altro tema per il quale in questo, da sempre sto cercando di impegnarmi, è la sessualità per i disabili. Ah. I disabili sono ragazzi e ragazze, i disabili giovani, che hanno le medesime, spesso, ora a parte casi specifici di particolari situazioni fisiche, ma spessissimo sono ragazzi e ragazze che hanno le medesime, che vivono le medesime situazioni che vengono anche in funzioni sessuali, esatto. E spessissimo per loro è un dramma poterle esercitare, perché non è facile trovare la persona che, con cui costruire un rapporto, non è, e quindi nascono delle cose difficilissime per i genitori, sono cose assolutamente complicate. No, rientriamo verso, sì, verso la cosa. Sono cose assolutamente complicate. Allora, ci sono paesi come la Svizzera, come l'Austria, come Olanda, che hanno formato degli assistenti sessuali che hanno la possibilità di offrire a un disabile momenti, sentimenti di calore, di affetto, di, e forse anche di sesso, che può essere una cosa importantissima. Noi siamo a volte, noi ci, le nascondiamo come se queste cose non fossero vere. È un po' ricorrente nella società italiana nascondere la testa sotto la sabbia. Ma è un problema enorme. Ho conosciuto tanti genitori che hanno dei ragazzi disabili e mi raccontano i drammi che vivono in casa quando questi ragazzi, oggi che poi hanno, ci sono tutti i siti social che ti permettono di accedere a tutte le cose, questi ragazzi sono terribili ed è incredibile, è come se tu muori di sete e c'hai un bel bicchiere d'acqua fresca lì davanti, però non hai la possibilità di poterlo prendere perché non hai le mani per bere, ci vuole qualcuno che te lo prenda e che ti dia bere. Lo sai che mi fai venire in mente un film di una quindicina d'anni fa con quello straordinario attore che è Kenneth Branagh, La teoria del volo, che proprio parlava di questa tematica. Tra l'altro c'era un'attrice bravissima che interpretava il ruolo di disabile e c'era proprio questa tematica trattata anche in maniera profonda, molto profonda, ironica e allo stesso tempo profonda. È un tema importantissimo. Sì, esatto. Questo dimostra... allora, perché noi poi ci tappiamo sempre su queste cose, la prostituzione, tutti contrari alla prostituzione, sì, però poi vai nei posti, ora a parte adesso con il Covid si è fermato ogni mercato, ma poi però prima tu andavi da qualsiasi parte ed era pieno di prostitute, i nostri tutti, belli italiani. Tutti a fare i moralisti, dopo io parlo di Arezzo, poi a San Zeno c'era la fila. Esatto, allora non sarebbe molto meglio anche questo legalizzarla? Direi. In modo che uno sia assistito, curato, paghi le tasse, venga in ogni momento controllato. Cioè, questo è un paese civile, oggi dovrebbe vedere le cose in questo modo. Da questa lunga intensa chiacchierata mi rendo conto che in Italia le cose da fare, le battaglie da fare e da portare avanti sono veramente tante. E io ci ho fatto su questo, scusa, poi non finisco, sì, vai. Un libro che si intitola appunto Altre direzioni, sì. Proprio perché parlo di questo. Due libri, no? Sì, poi ne ho scritto uno e ora sta per uscire un terzo. Beh.
ho scritto un altro e si è questo titolo... altre direzioni parla di questi io non temi. L'ho letto però mi parla... dicono sia molto intenso però. Sì parla di questi temi, parla dei temi di cui ti ho parlato ora, delle galere, dei sessualità per i disabili, della cannabis, delle tossicodipendenze, parla di questi temi. Tra l'altro ha una bellissima prefazione di Jovanotti, insomma. Grande personaggio. Beh, sì, bravo, sì. Lorenzo è bravo, è venuto più volte con me in carcere, è venuto agli ospedali, al Maier, ci siamo andati 2 o 3 volte a portare un po' di musica, un po' di affetto, di simpatia. Sai che la musica è veramente un linguaggio internazionale, qualcosa che unisce. Ma, no? Ma è una cosa fantastica, perché te, favoloso, se favoloso. Noi due che siamo senza due... senza musica, che vita esatto, sarebbe? Che vita sarebbe? Ma tu pensa, noi due siamo due provincialotti qui della provincia Arezzo, se si va in Perù, a Lima o a New York facciamo fatica, non ci capiscano, si prova a farsi aprire un po' di gesti, un po' di inglese, un po' di francese, ma se tu sai la musica e te scrivi su un foglio di un pentagramma una cosa musicale, poi te buttala nel mondo, che la raccolgano in Australia, che la raccolgano in Norvegia, che la raccolgano in Belgio, quel foglio di musica, se uno sa la musica, la legge e la interpreta, quindi no, la musica poi... ha un linguaggio universale, è fantastico. Guarda, nel 2018 con la mia compagna abbiamo fatto un bellissimo viaggio, abbiamo fatto tanti, ma insomma siamo stati in Provenza, in Francia. Ah, bello. E consideriamo quella una data un po' particolare, no? Perché in una calda serata di giugno ci mettemmo a cenare in un ristorante davanti all'Arles, un posto straordinario. Famosissimo. E c'era una chansonnière francese che si avvicinò e ci chiese dove eravamo. E, insomma, appena ha saputo che eravamo italiani, cominciò a suonare, a intonare Volare. Ah. Volare, e quindi Domenico Modugno. E poi anche Bella Ciao, devo dire. Fu ormai una cosa internazionale. No, ma per dire che sì, poi sì. È qualcosa che unisce. Poi ti dico, insomma, ho provato grandi emozioni, per esempio, in un'isola dei Caraibi, in Messico, insomma, proprio entrare in un bar gestito da messicani e sentir passare. E partire un pezzo di De Gregori, insomma, ti vengono i brividi, insomma, certo. Quindi è qualcosa. No, bisogna se usciamo la prossima e poi siamo in direzione. E quindi la musica è qualcosa. Guarda, ho traslocato, ho fatto un trasloco da casa, una delle prime cose che ho attaccato al muro sono stati Pink Floyd, quindi il mio angolo musicale è intoccabile, quindi vabbè. Assolutamente. Musica che davvero ha fatto parte della nostra. Che poi la musica, insomma, ti scatena riflessioni. Ma scherziamo. Ma la musica ha rappresentato anche la lotta, esatto. La pace, cioè i grandi movimenti della pace, spessissimo tu li leghi a delle canzoni, li leghi qui a destra. Sì, a destra. Li leghi a della musica, a delle canzoni. Pensiamo a cosa è stato qui? Sì, questa qui? Sì, questa qui. Pensiamo a cosa è stato John Lennon, Bob Dylan, certo. Siamo gli stessi Pink Floyd, insomma, certo. Io sono un po' fissato con Pink Floyd. Beh, no. Insomma, per me sono qualcosa di me. L'unica, quando vedo Andrea Scanzi, gli dico, io non invidio niente, ma non provo mai invidia, dico, ma quando ti ho visto intervistare Roger Waters, veramente guarda, mi hai detto, mazzo, veramente incredibile. Senti, allora, noi siamo quasi al termine del nostro viaggio, abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo accennato anche, no, veramente è stata
una puntata molto, grazie, molto, molto interessante e intensa. Sei la testimonianza vivente che ancora ci sono personaggi politici di un certo livello, insomma, questo, e questo mi dà speranza per un futuro migliore, quindi non mollare tutte queste battaglie che stai portando avanti, compresa, compresa la cannabis, no, è la prossima. Non demordere, ma tanto non hai bisogno del mio incitamento, no, te lo do, bisogno, ma insomma non bisogno, so che bisogno, sei uno che insomma non molla mai la presa. E domanda finale, qual è il libro in questo momento sul quale che ti stai leggendo adesso? Sì, ho esatto. finito ieri l'altro il libro, sembra ora un conflitto di interesse perché è un mio amico, è il mio vice sindaco di Cavriglia, cioè non il mio nel senso, insomma, il vice sindaco, è Filippo Boni, e ha scritto questo libro molto bello sugli eccidi di Cavriglia, che avvennero nel luglio del 1944. È una storia che io conoscevo naturalmente bene, che ogni anno dal sindaco avevo celebrato e ricordato, ma lui lo ha scritto in un modo fantastico, perché è un romanzo storico, cioè lui ha fatto un romanzo storico, però invece che come ha fatto il Manzoni, ci ha messo dei personaggi immaginari, lui in questo romanzo ci ha messo le persone vere di Cavriglia e ci ha messo dentro, ci ha incastrato i racconti e le storie vere che avvennero in quei giorni antecedenti ed immediatamente susseguenti alla strage del luglio del 44. Davvero un libro molto bello, Muoio per te, morirò per te, scusa, e che ho finito adesso. Allora, grazie Enzo Broci, noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con Cartube. Grazie a voi, la macchina va bene. Ad Arezzo, Nissan è Tosoni Auto, in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato.